Hola a tutti raga, benvenuti nel mio nuovo video, sono il vostro Lele Colli. Allora, video di oggi, sì, finalmente si gioca in Serie A, si torna alle partite. Però stasera c'è il derby d'Italia, Juventus-Inter, che però, uè, boom, a porte chiuse. Purtroppo sì, si gioca a porte chiuse perché l'emergenza coronavirus è in allerta, cioè siamo in pericolo tutti quanti per il par condicion, perciò si chiudono gli stadi fino al 3 aprile. Si giocherà fino al 3 aprile per tutto il mese, porte chiuse. Cioè io non vedo il derby d'Italia come gli altri anni. Il derby d'Italia è una partita clou, importante, proprio bollente, da inferno, fuoco, brucia. E vedere lo stadio vuoto e nel momento del derby, Juve-Inter, mi fa male. Io allo stadio ci andrò lo stesso, starò fuori, però starò fuori dai cancelli perché sarà la porta chiusa. Purtroppo io non posso entrare, io come tutti gli altri. Ci saranno solo i tifosi della Juventus, perché non credo che i tifosi dei prescritti pagliacci verranno a Milano, da Milano fino a qua, visto che l'emergenza coronavirus è troppa, cioè troppa, è pericolosa, basta uno e infetta tutti, perciò non lo vedo male, cioè è brutto così da dire, però non è il solito derby d'Italia, è diverso. Per la prima volta in assoluto, derby d'Italia, Juve-Inter sarà a porte chiuse. Tornerà Antonio Conte, ex allenatore della Juventus. Si salva Bucci di culo, perché si sa che Antonio Conte, ex allenatore della Juve, vedendo le porte chiuse, si eviterà i fischi, i bordati, i bucci e quant'altro. Antonio Conte si salva, questo giro si salva, e vabbè. Poi si è parlato anche sempre di coronavirus, che basta un giocatore, uno solo, che si è infetto da questo virus, coronavirus, cioè si bloccherà il campionato sospeso, finito, ci arriverà grazie fino al prossimo anno, cioè non si fa più niente. E quindi anche lì il rischio è molto, perché a parte giocare a porte chiuse, ok, però basta un giocatore in Serie A e finisce la storia. È un'ennesima buffonata, come è successo a Parma Spal prima dell'inizio della partita, doveva giocare a mezzogiorno e mezza, hanno fatto giocare alle 2:15, perché prima i giocatori c'erano, erano lì pronti a entrare, cioè poi hanno ritirato tutto, poi sono entrati, hanno giocato e hanno perso 1-0, vabbè, con la spalla che si vuole salvare, però vabbè. Comunque, tornando alla partita Juve-Inter di stasera, finalmente si gioca, sono contento che si torna a giocare, ok, però a porte chiuse non è la stessa cosa, perché è un brutto biglietto da visita per l'Italia, cioè il derby d'Italia è brutto vederla così, a porte chiuse, si chiama. Uno che vuole andare a vedere la partita, cioè, o entrano, si ammazzano di loro, me compreso, perché io sarei stato lì allo stadio, ci sono lo stesso, purtroppo, perché io sono tifoso, purtroppo perché ci saranno le porte chiuse, perché io sono, essendo da Juventus, la voglio tifare, cioè io ci voglio essere, quindi non mi tiro indietro. Ci sarò anche io al derby d'Italia, fuori dai cancelli, a tifare la mia squadra del cuore, cioè la Juventus. Non mi faccio problemi, sempre forza Juventus, ora sempre, però così, purtroppo fino al 3 aprile, tutto il mese di marzo, c'è un mezzo, porta chiuse, ma purtroppo bisogna decretare questa cosa, cioè il coronavirus sta vincendo su tutto. Noi siamo gli sconfitti alla fine, siamo noi gli sconfitti, il coronavirus è il vincitore, perché stanno chiudendo tutto, discoteche, pub, la mia discoteca ovviamente è chiusa per tutto il mese, quindi guadagni zero, e vabbè,
In conclusione, vedremo cosa succederà a partita odierna, partita clou per lo scudetto. Perciò si recupera le giornate perse, vedremo cosa succederà, sperando che la Juve vince, porta a casa i 3 punti e va prima, perché ci serve questa vittoria, sperando che gioca bene, perché stasera c'è Juventus-Inter, CR7-Lens contro il Muflone, e Lukaku, Cristiano Ronaldo contro Lukaku, quindi uno scontro epico fra titani, Cristiano Ronaldo e Lukaku. CR7-Lions contro il Muflone. Cioè, una partita epica, però porte chiuse, un disastro. Va bene, va, il video è finito qua. Lasciate tanti like, mi piace questo video, mi raccomando. Iscrivetevi al mio canale se l'avete ancora fatto, il link è in descrizione di tutti i miei social, che trovate nell'info bosco sotto. E come sempre, ci vedremo stasera con il video post partita della partita odierna che è appena finita con Juventus Inter, dove dirò la mia, ovviamente. E vi auguro buon proseguimento di giornata, serata e nottata. Bye guys, fossero i colli. Ci vediamo dopo stasera col video post partita Juventus Inter, cioè i pagliacci ladri cartonati. Bye guys, fossero i colli, e sempre forza Juventus.